sono un deputato all'AS, alla Regione Siciliana, e sono in Commissione Sanità, sono segretario della Commissione Sanità. E che dirvi? Intanto vorrei rivolgere il mio saluto al giornalista Paolo Borrometi, che è stato vittima di un'aggressione. Purtroppo i giornalisti liberi, come sono i politici liberi e i cittadini liberi, siamo costretti anche a subire queste cose, perché fino a quando il giornalismo è assoggettato ai partiti politici e alle lobby, e allora va tutto bene. Nel momento in cui si inizia a parlare in maniera libera e a pensare ai cittadini, a qualcuno vengono i mal di pancia. Allora, per ritornare alla sanità, noi da 3 settimane, il governo siciliano, almeno 3 settimane sono quelle ormai calendarizzate, siamo assolutamente fermi in nome di un rimpasto che dura già da 1 anno e mezzo, un nome di un rimpasto perché si fanno le coalizioni le fanno perché per avere più forza stessa nel governo, invece non è assolutamente vero, perché nel momento in cui si deve dare l'assessorato all'UDC, l'assessorato al PD e quello viene tirato, non si fa altro che pensare alle poltrone. Noi siamo liberi di poter governare, è l'unico modo per fare funzionare la Sicilia, come l'unico modo per fare funzionare lo Stato italiano e adesso l'Europa, è andare a governare. Fino a quando saremo opposizione possiamo solamente mettere i bastoni fra le ruote, incidere pesantemente nei disegni di legge, perché cerchiamo costantemente di modificarli, cerchiamo di mettere quello che di buono si deve mettere, perché siamo liberi, non siamo ammanicati, non abbiamo clientelismo da dover garantire, non abbiamo voti, non abbiamo bacini di voti, perché all'Arsi si parla per bacini di voti, se io faccio questo sicuramente nuocio a questa categoria, allora è meglio che non la tocco. Quindi le coalizioni vengono esattamente fatte per fare restare tutto così com'è. Si fa una rivoluzione per non muovere una virgola, non si vuole cambiare assolutamente nulla. E il governo Crocetta è l'esempio lampante di quello che sta succedendo in Sicilia, l'immobilismo che ferma qualsiasi legge. Ci sono presentate almeno 800 leggi in un anno, sono assolutamente ferme, 300 sono ferme in commissione bilancio. La commissione bilancio si riunisce sì e no una volta alla settimana, e il presidente della commissione bilancio è l'onorevole Nino Dina, indagato per mafia. Questa è la Sicilia, questa è la Sicilia. In 3 mesi abbiamo esitato solamente un disegno di legge, siamo gli unici presenti, e qua c'è la collega Foti, c'è Angela, siamo gli unici sempre presenti, ma non perché siamo degli eroi. E questo è così che dovrebbe essere, perché abbiamo ricevuto un mandato da parte dei siciliani e dobbiamo mantenerlo, quindi siamo sempre presenti, ma siamo sempre solo noi, perché gli altri non fanno altro che pensare ai propri interessi. E devo dire che lì dentro ci sono anche delle persone molto competenti fra gli altri deputati, che se avessero messo a disposizione della Sicilia la propria competenza, forse le cose sarebbero cambiate, e invece l'hanno messo solo per tutelare i propri interessi, e continuo a ripeterlo, perché nel momento in cui si va a votare, la rivoluzione più grossa la facciamo nel momento in cui si va a votare. Oggi stiamo parlando qui, non c'è molta gente, ma io sono sicura, mi sto rivolgendo anche a chi è a casa, perché la rivoluzione poi la fanno i siciliani, la fanno nelle cabine elettorali. Abbiamo, i sondaggi ci danno al 33%, io spero che sia vero questo 33%, perché in Sicilia abbiamo mantenuto, così come stanno facendo a Roma, abbiamo mantenuto fede a tutto quello che è stato detto in campagna elettorale, abbiamo restituito il 70% del nostro stipendio, che prima o poi verrà finalmente sbloccato per le piccole e medie imprese. E abbiamo portato avanti tutte le istanze, tutti gli atti parlamentari che ho presentato, come quelli che ho presentato io, anche tutti gli altri deputati, vengono fatti insieme ai siciliani, vengono fatti insieme ai cittadini, a prescindere da quale partito, a quale partito hanno votato, perché i siciliani che votano il PD poi si rivolgono al Movimento 5 Stelle per poter andare a fare le cose, perché lo sanno che funziona in questo modo, e noi le portiamo avanti.
Abbiamo presentato una quantità enorme di interrogazioni, accessi agli atti, ci sono comuni che non hanno mai ricevuto un accesso agli atti e si stupivano e non sapevano come rispondere. Dobbiamo entrare nelle amministrazioni e, come si dice, non è una frase populista, le dobbiamo aprire come una scatoletta di tonno e dobbiamo rendere pubblico tutto quello che avviene dentro, i bilanci, dobbiamo fare uscire tutto quello che è stato sommerso negli anni, lo stiamo facendo alla Regione, continueremo a farlo a Roma e continueranno loro a farlo in Europa, facendo delle leggi giuste, facendo quello che ai siciliani serve, perché non possiamo continuare a buttare le arance che è la nostra forza e andare a comprare le arance marocchine, i limoni spagnoli, è una vergogna, quindi ci vogliono delle leggi che tutelino i prodotti nostri, in Sicilia si devono vendere i prodotti siciliani, sono queste le nostre eccellenze, noi dovremmo campare dovremmo vivere di agricoltura, sole e turismo. Quest'anno nella finanziaria bis il capitolo territorio, ambiente e servizi sociali è zero. Questo è il governo, penso. Non, poi andiamo a dare i soldi alle multinazionali, andiamo a dare i soldi al petrolchimico di Gela. Lì vanno i soldi, quelli devono essere tutelati. Aumentiamo, noi abbassiamo le royalty e loro le aumentano, noi aumentiamo le royalty e loro diminuiscono, in modo che così non se ne vanno. Cosa hanno portato a questa terra? In questa terra cosa hanno portato? Nulla, la distruzione. Quindi dobbiamo cambiarle le cose, e siete voi che dovete cambiarle, e l'unico modo è andare a votare e votare Movimento 5 Stelle.